Ragazzi, benvenuti. Benvenuti e bentornati su Sifu. Siamo pronti a proseguire la nostra blind run. Abbiamo chiuso con un discreto successo la nostra ultima live, riuscendo a completare il secondo livello a 28 anni. Si può migliorare, però per ora ce lo facciamo andare più che bene. E non ci resta che andare all'obiettivo di oggi, ragazzi. Il museo. Abbiamo un obiettivo principale e un sottobiettivo che dobbiamo fare il prima possibile. L'obiettivo principale è ovviamente superare il livello, quindi battere il boss del terzo. Il sottobiettivo è vedere Che cos'è, prima Nubio? Solo questo boss. ingegnore. Io leggo il gesto. Specifico che ci vorrà un attimo per farmi riprendere confidenza. Ho fatto giochi completamente diversi da questo ultimamente. Ok. Perfetto. Allora, cosa sappiamo del museo? Sappiamo che possiamo arrivare alla fase quella difficile, quella Mega Royal Rumble, in poco tempo, stando il più attenti possibile. Mi fa ben sperare il fatto che non abbiamo ancora trovato l'ascensore. Nel senso che forse può essere un indice del fatto che, oh mio Dio, scusate, un attimo che sono potrebbe essere, vi dicevo, indice del fatto che ci sia in effetti una via per arrivare al boss, magari evitando quel numero di nemici incredibile che dobbiamo far fuori dopo. E purtroppo adesso non ce la faremo perché sono totalmente fuori allenamento. Dobbiamo riprenderci rapidamente la mano. Questi erano da far fuori, sì. Si è messi veramente male, eh? Ma veramente, veramente male. Ciao, queste sono da strapro da imparare a fare. Sfruttiamo l'esperienza perché dopo non l'avremo. Molto molto male, questo inizio, malissimo. Ovviamente qua poi lo dovremo fare senza non solo diventare più vecchi, ma senza anche perdere vita. Sono convinto debba esserci poi uno shortcut per arrivare al boss senza fare il pezzo che faremo adesso. Perché veramente c'è tanta, 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 tanta gente da far fuori. Così come secondo me siamo arrivati veramente al pelo del boss l'altra volta. Però partivamo da un'età decisamente maggiore. Quindi appena ci riprendiamo un attimo di mestichezza, sono fiducioso del fatto che
arriveremo a farlo bene. Intanto andiamo a farci massacrare per la prima volta. Ok, devo riuscire a parare quelli che usano i pugni e... troppo in mezzo sono stato. Sono stato veramente troppo in mezzo. Oh mamma. Via, 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 fuga, fuga, fuga. Queste dobbiamo, ora mi ricordo, queste dobbiamo assolutamente studiarcele. Non mi farò cogliere dalla frustrazione, ragazzi. È il primo tentativo, è un po' che non ci giocavo. Ci sta. Non sarebbe stato così difficile neanche l'altra volta, se no. Questa mossa. Il problema è che io schivo uno, schivo due, ma in tre insieme che mi picchiano è una roba che non sopporto. Cioè, non... anche perché non penso siano veramente schivabili tutti i colpi, cioè troppa roba. Vabbè, facciamo finta di niente questo tentativo, eh. Come se non l'avessimo fatto, ragazzi. Come se non l'avessimo fatto. Uno mi fa il calcio basso, l'altra mi colpisce in alto. Mamma mia. Terrificante, questo pezzo è terrificante. Col ciccio e le due tipe qua è veramente qualcosa di... allucinante. Questo pezzo io non riuscirò a superarlo stando nei, non so, 40 anni, cioè. Che è già un grosso regalare, di età. Però non così, soprattutto siamo riusciti a farci punire addirittura da questi. Ciao Diarin, buondì. Ok,
Vendiamo cara la pelle. Tentiamo almeno di vendere cara la pelle. L'abbiamo venduta proprio cara, mi dicono. Ci hanno massacrato di botte. Aiuto, totalmente fuori allenamento. Si riparte. Sono nel bivio oblio tra schivata e parata. Schivata o parata? Schivata o parata, poi non faccio nessuna delle due ultimamente. Perfetto, un ottimo inizio, mi dicono. Mamma mia, che scempio. È già uno scempio farsi colpire da questi. Ma va bene così, torneremo abili in breve tempo, si spera. Allora, abbiamo i tre tipi qui. Lady Kuroki. Cioè, va bene tutto, ma... giramento di coi... No. Perché questi l'altra volta li schivi? Che nervoso! Cioè, più forte di me a non incazzarmi. L'altra volta questi li schivavo a occhi chiusi, adesso non riesco neanche a colpirli. Possibile che il mio cervello abbia già dimenticato i tasti? Mi sembra una cosa strana. Schiatta. Anche il fatto di usare le lame, boh, non siamo ancora pratici. Per niente, direi. Adesso abbiamo già regalato un anno, non importa, tanto dipende tutto da come andrà il combattimento qua, nella cascata. Particolar modo con le due tipe e l'energumeno, ovviamente. Andiamo di riserva di focus. Entriamo. Punto è, come fa a colpire? Cioè, non dovrebbe riuscire a colpirmi. Ok. Nah. Pazzesco, mi sono fatto fregare. Mammaluccoli.
Ci siamo provati. Dai, che palle sta cosa. Vabbè, allora. Virtua cane, certo che te le tirano fuori, il gioco te le tira fuori, veramente. Due volte di seguito, quella merda di presa. Dai, non diciamo cazzate, per favore. Non raccontiamocele le fiabe. Ancora, e io non la schivo perché non mi ricordo come cavolo si fa. E vabbè, un attacca sotto, un attacca sopra, un attacca a destra, un attacca a sinistra. Come cavolo si faceva a schivare questo colpo? Cioè io adesso sono morto di nuovo. Come cavolo si faceva a schivare, ragazzi? Non riesco più. Peccato, questo peccato davvero, ho buttato via 3 anni di vita. Abbastanza, in maniera abbastanza stupida. Vabbè. Doveva andare così, ops. Meglio di prima, dai, guardiamo il lato, bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno. Adesso ci sono i due tipi belli tosti, che... Sono belli tosti, ma... Ok, uno è andato. Bene. Tentiamo di rimanere almeno così. Se non riusciamo ad abbassare l'età, avanziamo piano. Qua ci sono i tipi, no? Quelli che ci hanno ucciso prima. Forse un po' sprecato, però. Ok. Qui siamo andati solo due volte, non ricordo. Ah, qua, oh mio Dio, qua arriva tanta gente. Perdere vita così sul non riuscire a fare il colpo, male, eh. Qui c'è ancora parecchia gente, mi sembra. Ok. No, farti colpire da questi che non valgono. Tempo di combatterli. Oh. Oh. Ok, non male, dai, non male. Certo, 37 partendo 28. Però è tutto in funzione di
arrivare al boss e sperare che questo pezzo non dovremmo farlo, che ci sia uno shortcut in qualche modo. Oh mio Dio, lui aveva una mossa che però adesso io non ricordo più. Era quella la mossa, la presa. Va bene, adesso si entra nella stanza quella tutta rossa, giusto? Mi sa di sì. Dove siamo morti l'altra volta? Noi siamo andati al massimo qui. Ma forse prima c'è un altro pezzo. No, eccoci. Qui. Lei fa paura, ma penso sia... Se mi passate il termine, normale, nel senso che... Non è come... le altre tipe che abbiamo affrontato prima. Ok, non siamo mai arrivati qui, ragazzi. Speriamo ci sia. Oh mio Dio. Che scene ci sta facendo vedere? Cos'è? Non riesco a capirlo, sapete? Ahia, qua ce ne sarà un'altra viva. Sicuro, almeno, cioè spero una e non due. Ci siamo fatti colpire da una veramente poco dignitosa. Peccato. Non era forte quella. Ah, ma ce n'è ancora una almeno. Uff, ho buttato via il mio. No. Bastone o... Mio Dio, ragazzi, ma che pezzo assurdo. Siamo arrivati? Mi sa di no. Mi sa che ci attende ancora. Sono due come quelle di prima. Non sono particolarmente forti. Non sono particolarmente forti, però non sono neanche deboli. Sono belle complesse. Niente, ci rialziamo. Non ho bisogno di spendere punti per ora. Sono particolarmente complesse perché, come avete visto prima, io già non sono bravissimo. Poi con questa illuminazione un po'... Vabbè. Perché mi fa questa cosa e non le posso colpire quando sono a terra? Scusate. Mi va bene tutto, però, almeno quando riesco a buttarle a terra... Insistiamo su questa che è quella... Oh no, tutte e due sono...
Non schivato. Ah, avevo schivato, ve lo giuro. Ve lo giuro che avevo schivato. Ce ne pentiremo di questa scelta, però. Ve lo giuro. Chiave dell'ascensore, attenzione. La speranza divampa. Miseria, ragazzi, ma. Boss fight. Primo mini obiettivo raggiunto. Contatore 3, peccato. Ho 910, non avrei dovuto fare quel potenziamento. Vabbè. Tanto dovremmo rifarlo per abbassare l'età. Allora, a questo punto, signore e signori, terza boss fight di Sifu. Che non volevi combattere, Lady, ti prego, dimmi che sei debole. Ecco, appunto. Mio Dio, combatterà con lo stile delle tipe e in più. Che è? Partiamo così. Sto schivando, ma in maniera errata, chiaramente, non riesco a capire. Non sto capendo per niente, ragazzi. Cioè, non riesco a trovare la finestra, anche schivando, schivando, ma. Però se io ti colpisco basso e tu non stai parando, non puoi, amica, ti prego. Questa è una delle piccole imprecisioni del gioco, che vabbè, ci stanno, però. Visto che da me pretende la massima precisione. Oh. Direi. Sicuramente una fase non facile. Ma probabilmente. Mamma mia, degli attacchi con un tempismo stranissimo.
ma probabilmente non impossibile, anzi. No, mi bastava un colpo. Ok, game over, ci sta. Peccato, non l'abbiamo assolutamente capita. Molto veloce il combattimento finale. Adesso vediamo il famoso ascensore dove ci porta, ragazzi. A vedere quanto siamo in là. Ciao Francesco, come stai? Questo è andato. Dobbiamo sperare che ci porti il più vicino possibile, ragazzi, al boss, l'ascensore. Un po' raffreddato, sai che anch'io? Un po' raffreddato e un po' asma, scusa, allergia più che asma in questo momento. Non ci sono ancora arrivato, quindi come sempre, occhio spoiler, ragazzi. Non ci sono ancora arrivato, sono arrivato qua, dove vedi, a questo boss. Allora, chiave dell'ascensore, vediamo cosa succede. Prendiamo l'ascensore. Vediamo un po' dove ci porta. Sì, ok. No, visto che è un po' che non ci sentiamo, magari non sapevi dove ero arrivato. Ci porta al boss? Al boss diretto? Porca miseria. Ma lo immaginavo. A parte che il boss finale, a meno di sorprese, io penso sia Yang Wang, il cattivo, quello che abbiamo visto all'inizio. Adesso concentriamoci su questo boss. Partiamo così. Inizio, ragazzi, un buon inizio. Beh, questa cosa è assurda comunque che... Cioè, non mi lamento, eh. Attenzione. No, vabbè, qua è andata. Non mi lamento che ci facciano salire direttamente al boss, però vuol dire che possiamo rubare un sacco di anni qui, imparando anche solo la boss fight, possiamo uscirne a 28. La spada l'ho presa all'inizio di questo livello. È difficile che non lascia chiare finestre lei. Non lascia nessuna chiara finestra. Abbastanza problematica, eh. Come cosa? Vedete? Nei vari momenti in cui un po' di... spazio non riesco a buttarla a terra, che è la mia mossa preferita per poi infliggere danni extra. Quello basso non riesco a schivarlo assolutamente. Sto invecchiando parecchio, sì. Ogni morte aggiungiamo un po' di anni, ragazzi.
il fatto che mi butti per terra e che poi il colpo per colpirmi per terra abbia pure tracking è un'infamata devastante. Cioè, almeno quando sono a terra, concedimi di soffrire in pace un secondo. Proprio un'infamata bella e buona, eh. Così come il fatto che lei non interrompe mai la mossa, per ora. Nel senso, non abbiamo ancora scoperto come fargli interrompere una combo. Dai, muori, ti prego. Questa è la fase 1, eh. Adesso ci sarà da divertirsi, immagino. Perfetto. Ora così diventa un demone di ghiaccio. Kunai, kunai. Oh mio Dio. Ma sono così lento ad attaccare? È stranissima questa cosa, ragazzi. Sono lentissimo da... Cioè, non mi fa le combo normali. Mi vado? Devo schivare con R2? E non con L1? Non mi sembra così difficile da schivare, ma non riesco a fare triangolo, triangolo, triangolo per buttarla giù. Cioè, come se fossimo non nell'acqua, nel catrame che mi rallenta i movimenti. Vedete? Però adesso lei perde l'equilibrio se la colpiamo. Niente, non c'è modo di inanellare una bella combo. Dai, ma perché mi colpisce? Speravo di riuscire a batterla. Che palle, questo errore non ci voleva. Ne hanno due vite. Simpatica, mi dicono. Proprio come un bel palo piantato in quel posto, eh? Si ferma. No, io vi giuro che non sto capendo. Io vi giuro che non sto capendo. Ma non mi fa la combo, ragazzi. Cioè, non attacca, lui fa due colpi e poi si blocca. Come se, boh, ci fosse qualcosa a bloccarlo, lo rendesse più lento. Che non ho la possibilità di colpirlo più di una volta. Ci avremmo fatta, ragazzi, peccato.
Molto peccato, anche perché battendola possiamo averla nel nascondiglio e allenarci contro di lei. Questo boss è molto imprevedibile. Stai aspettando Hogwarts Legacy, anch'io. Il 7 si inizia, ragazzi, finalmente. Riproviamo, dobbiamo assolutamente, penso che riusciremo a batterla. Non, forse non adesso, però non mi sembra impossibile come boss fight. Vabbè, devo farmi colpire da questo. Mi sembra assolutamente impossibile come boss fight. È strana, è veramente strana. La prima fase è strana perché è difficile capire come interrompere le sue combo. Nella seconda, invece, lascia poche finestre per attaccarla. Ma allora, sapete che... Va bene, intanto facciamo così. Finché impariamo la boss. Almeno finché riusciamo a batterla una volta. Perché l'ascensore è un'arma a doppio taglio. È vero che ti porta alla boss fight, ma non ha nessun potenziamento, niente di niente. E penso che nell'ottica di arrivare più in là del terzo livello, quindi quarto e quinto poi successivamente, non sarebbe, non è il top saltare completamente un livello per i potenziamenti. Riproviamo. Tipo, perché non ha interrotto il suo attacco lei? Boh. Scusa, ti ho schivato. Oh, le ho schivato tutta la combo. Cioè, schivato e parato parte della combo. E non mi lascia una finestra per colpirla. Questa cosa non. Vabbè. Due volte l'ho buttata a terra, non so bene come mai. Colpo verso il basso. Adesso provo un po' a schivare anche il colpo verso il basso. Iniziamo a provarci perché è tosta. È tosta tosta. Aiuto, aiuto. Niente, se mi becca con anche solo... Solo con l'ultimo colpo della combo non apre la finestra per colpirla. Questo colpo un po' verso l'alto, un po' verso il basso. Signore e signori, che botte da orbi.
Cioè, dopo una combo del genere, tocca ancora lei attaccare. Non so, va bene che non c'è la stamina, però. Sembra leggermente esagerato. Comunque, tankarla non è la maniera di combatterla, abbiamo capito. Dobbiamo stare indietro, aspettare e schivare, schivare, schivare. Se siamo in grado di schivare, perché. Per ora non lo siamo, e infatti. Ha massacrato. Ora fase 2. Palle. Dai, che avevo. Nell'istante in cui stacco il tasto dalla schivata, da L1 per premere L2 e buttarla per terra, proprio in quell'istante mi colpisce. Dio mio, due schivate e poi su. Ehi, anche la finta mi fa. Guarda, io ogni volta che ti avvicini. Ci ho provato, è stata più veloce di me. Evidentemente, mi sembrava di aver schivato, però. Se non ha schivato, vuol dire che. Perché mi colpisce a volte? Mi resta che ridere, ragazzi. È andata di nuovo. Non abbiamo tolto neanche metà vita. Come adesso ho colpito così tante volte? Ma è peccato averla colpita adesso che. No, l'ho schivata! L'ho schivata, ve lo giuro! Che palle! Cioè, la seconda fase dobbiamo solo capire come prolungare la combo. Perché ha delle belle finestre, la prima fase invece, bisogna ancora capire come non farsi affettare. Come dei salami. Voglio la tua padrona. Dov'è? Andiamo. La tua signora, la tua sovrana. Siamo vicini a riuscire a batterla morendo ovviamente 550 volte, però. Ripeto, sarebbe già qualcosa, così poi senza dover fare il livello possiamo allenarci nel nascondiglio. E soprattutto se riusciamo a passare senza i 70 anni, abbiamo. Da poter esplorare il prossimo livello. Vediamo un po'.
Proprio come tutti i boss, una volta che li impari. E impari a leggere le finestre. Il problema è che io non sto imparando a leggerla. Non posso neanche stare troppo lontano e aspettare che faccia una mossa falsa perché non ha grandi. Palle sta compro, è infinita, cioè è infinita. Evidentemente ci deve essere una mossa di avvicinamento rapida mia quando lei scappa, con cui posso tenerla sotto. Il problema è che o non l'ho imparata. O l'ho imparata, ma non so di averla imparata e quindi non sono in grado. Se evito con l'ultimo colpo riesco almeno a colpirla. Se invece mi faccio colpire muoio io. 34, inesorabile. Ah, la tua pazienza si sta esaurendo, non hai idea della mia allora. Prendiamo aria, va. Quella, cioè, è schivabile tutta, io non credo, dai. Secondo me in una combo se riusciamo a schivare più colpi, apriamo una finestra più grande. Ci siamo vicini a batterla in maniera decente, dai. Almeno la prima fase. Certo che non riuscirei mai a buttarla giù una volta, cioè. Ci ho provato perché dovevo tenere il. Ah, bene, partiti bene. Ma non ci credo. Che brutta partenza, ragazzi. Ma perché Rebecca? Questa cosa mi sta facendo arrabbiare. Cosa devo fare con Kunai? Schivare con R2, tenere premuto L1, vedere dove vanno e spostarmi nella mappa? Non credo. Penso si debba premere solo R2. Però a volte lievita, a volte no. Poi sai, fa poco male, no? Quindi uno dice, vabbè, poco importa, mi toglie solo tutta la vita con il. Ah, sta salendo la voglia di tirare un pugno o qualcosa, aiuto! Autocontrollo proprio a livelli estremi.
No, no, non l'ho mai battuta. Dai, però, anche sta... Mamma mia! Perché non riesco a colpirla? Perché non riesco a colpirla? Sembra che non sono in acqua, sembra che sia nel catrame. Mi ha rallentato completamente i movimenti, è una roba assurda. Fatto pure cadere Groot, poverino. Mi sta facendo impazzire, ve lo dico. Mi sta proprio facendo andare fuori di testa. È una cosa più unica che rara. Prima quantomeno le due cose che sapevo fare. Devo prenderla al volo e rilanciarle? Non lo so. Ha due tre mosse, tre mosse, ma mi sta facendo un culo come una capanna. E il fatto che lui sia così lento a reagire mi sta... Mi sta facendo impazzire. Questo prima lo facevamo sempre, adesso abbiamo perso due vite mentre si avvicina, che... Cioè sono colpi gratis, non so. Abbiamo buttato via anche questa opportunità, ragazzi. Oh, scusate, queste sono le cuffie che fanno i dispetti. Niente, è andata anche questa. Non... Cioè, non lo so, veramente, i kunai, boh. Ricordiamoci che è modalità maestro, eh? Il gioco non è pensato per essere così. Non è pensato per essere così fottutamente difficile. Affanculo. Ti lasciatemi pestare qualcuno senza conseguenze. Cioè voglio proprio massacrare qualcuno di botte senza dovermi preoccupare di schivare, niente. Che rabbia, che rabbia! Mamma mia! Deve essere per solo per la difficoltà che è così fottutamente difficile. Deve esserlo, poi a fine gioco andremo a vedere com'è normale. Mamma mia, che roba! Poi adesso so fare le schivate, so fare le cose, quindi come mai così in difficoltà? Cioè non riesco a capire davvero. È assurdo. Ma perché? Ma perché ha buttato a terra e non riesco... Era il mio momento di attaccare. So che te ne sbatti altamente, però... In realtà era il mio momento.
Questo colpo non ho idea di come schivarlo, devo essere sincero. Non che io sappia che sta per arrivare, però quando lo vedo, quando bene o male mi rendo conto che la combo è quella, comunque non riesco a schivarlo. Cosa ho fatto? Come ho aperto una finestra del genere? Ah, è basso quel colpo. Quello che mi ha ucciso adesso è basso. Mi sembrava a mezza altezza, forse è basso. Terra, fatti buttare a terra una volta. Yes. Dai ragazzi, forza, forza, forza e coraggio. Provo a schivarli all'ultimo momento. Questi forse si possono prendere al volo con l'abilità giusta, voglio sperare. Vai via. Dai, l'ho schivato però. Ho buttato via una vita importantissima in un secondo. Cioè, boh, è proprio preciso, deve essere la schivata, è una roba. È fulminea, è veramente fulminea. Non so, ragazzi, non so se c'è il modo di schivarla, forse con R2 più facile. Forse con R2 guadagno più spazio. E quindi ho più possibilità di schivarla, non lo so. Proveremo anche quello. Certo, schivarla preciso apre la finestra e soprattutto mi aumenta. Esatto. Sì, colpisci, colpiscila. Io vi giuro che non si muove. Non so dirvi perché, ma vi giuro che non si muove. Sarà perché è in acqua, non lo so. Colpo verso il basso. È che io schivo sempre verso l'alto perché ho paura del calcio a due piedi che mi fa un male tremendo sia alla struttura che alla vita. Dai, non stiamo andando male. Vieni incontro.
Non si sente quel rumore di struttura andata? Non chiedetemi come mai non ho fatto la solita mossa, ho avuto un attimo di... Quindi quando si avvicina, ragazzi, basta che premiate triangolo. Oh, quanto è lento, speravo di riuscire a tirare ancora la gomitata con triangolo. Peccato, ragazzi, peccato, peccato, peccato. Anche se dovessimo farcela, peccato. Ci manca una schivata. Vieni, amica. È andata. Allora, artisticamente, stilisticamente, pazzesca la boss fight. Forse la più bella, addirittura più bella anche del botanico. Sangue di signora nella neve. Peccato per quei 5 anni, ragazzi. Allora, non è la partita da cui poi proseguiremo verso il livello finale, assolutamente. Però, 40 anni. Non dico che mi andavano bene, ma 45 è un po' pesante. 45 è un po' tanto pesante. È comunque un'ottima età per esplorare il quarto livello, eh? Quello sì. Assolutamente. Io vorrei quello che lo prende. Ma quello che lo prende al volo ce l'ho già. L1, premevo R1 io. Però afferra arma, no? Forse kunai non li possiamo respingere allora. Padronanza dell'ambiente costa 1000. Io ho 1600. Questo potrebbe non essere male. Tieni per muto quadrato. Impariamo a farlo. Tutto questo non possiamo più farlo finché non miglioriamo. Aio, boh. Quanto abbiamo? 4 di contatore. No, aspettiamo. Tanto livellare si può sempre, ragazzi. Non è mai un problema. Di per sé. La torre. Il museo 17 su 19. Io direi, ragazzi, di andare a farci un giretto alla torre, a vedere. Il nostro obiettivo di oggi è stato completato in un tempo relativamente breve. Sono abbastanza soddisfatto. Andiamo ad esplorare la torre. Nuovo livello. Dove ci sarà il vice boss finale, presumibilmente. The Tower. Ah, si inizia proprio così? Buongiorno. Allora, devo ricordarmi le prime volte di non intervenire. In maniera aggressiva a caso, perché... Perché potrebbero esserci delle interazioni molto belle, comode al fine dell'avanzamento, ma anche della trama per trovare oggetti. La miseria, signorina. Aria, prendo un attimo di spazio, non le... Se non le importa. E se non le fa niente. Allora, inizio tosto.
E dovremmo farcelo per sempre questo inizio, perché... Ascensore. Ho bisogno di una chiave magnetica. Ok. Mi sembra chiaro. L'ascensore è aperto. Qui c'è qualcosa. Asta d'arte. Asta d'arte di beneficenza, il museo di Kuroki è ampiamente sovvenzionato da Jinfeng. Questo volantino promuove la collaborazione tra le due istituzioni e l'asta che si è tenuta per raccogliere fondi per la grande inaugurazione della sede. Insomma, sono pieni di soldi anche i cattivi, eh? Presumo di dover entrare in ascensore. Presumo. Sì. Adesso o entrano dall'alto tipo film o si aprono le porte, ci sono tutti i nemici. Nessuno dei due, perfetto. Oddio signora, neanche un graffio, non lo so. Anche loro, a proposito di strani poteri, mi ha male. Ah, questo è come quello di prima, mi sa che è forte. Una. Non è debole, ma ha la katana, devo stare attento. Katana, simil katana, quel che è. Ok. Fatemi esplorare un attimo. No, 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 no. C'è da premere anche il computer. Che palle! Perché? Certo che gli energumeni sono proprio energumeni, sono proprio enormi. Sono proprio enormi, enormi, enormi. Ragazzi, l'audio del gioco lo sento un po' più alto rispetto al solito, perché ultimamente la mia voce sovrastava l'audio del gioco. Quindi ditemelo pure, se c'è qualcosa da sistemare. Oh mio Dio, lei è una di quelle... No, che brutta morte. Vorrei tenermi 1000 per azzerare il counter. Perfetto, voglio prendere proprio lei. Bene. Niente contro con cui interagire. Ma rompe i vetri senza proprio mettere neanche le mani davanti. Bam. Pare di no qui. Qua c'è una sala conferenze, sembra. Bellissimo.
bellissima anche questa ambientazione comunque. Avanti. Same. Is it the same? No, non si può aprire. Ok. Ah, ecco la scena dell'ascensore, la facciamo noi però. Mi raccomando, ricordiamo tutti di mantenere la calma. Soprattutto al tipo armato di... Qua il brutto di farsi circondare, che tu le combo le schivi, le eviti, leggi tutto, però c'è più di una combo in contemporanea, quindi non puoi schivare tutto, purtroppo. Era normale che ci sfuggisse un po' di mano l'età, eh? Non sono preoccupato per quello, devo essere sincero. Importante tentare di arrivare in fondo al livello, con le unghie e coi denti. E vedere il boss. Per capire quanto è lungo, che strada fare e imbastire una strategia. Che poi attueremo comunque la prossima volta, perché dobbiamo abbassare l'età alla quale riusciamo a battere il terzo boss. Ci vorrà un po' di training. Sono un sacco di stanze, non capisco dove dovrei andare. Il gioco dove mi vorrebbe far andare? Qui di nuovo? Quasi spero non si aprano così, non abbiamo il dubbio. Ok, non si aprono. Di qua, in questo caso. 出手迅速，且有兵，我们必须迅捷而，有人闯入。Quanti sono? No. Ci posso credere, ragazzi, che iella. Morto. Se ti chiudo così nell'angolo, sei andato. Caput. Sbloccato definitivamente, tanto che è un altro 1000, ma ormai. Mamma mia, che botta! Che botta, signori! Che secca tremenda! 61, siamo andati in crisi totale!
Peccato perché questa comunque non è una parte incredibilmente difficile. Tutt'altro, cioè sono quattro nemici rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Questi non sono tanti. Il santuario, inaugurazione del santuario, il santuario di Yang. Sembra che sia stato finanziato dall'azienda di Jin Feng. Quindi Jin Feng è il tipo, non mi ricordo più. Sarà il boss. C'è una lista delle pure tradizionali cinesi praticate. La corporazione è orgogliosa di continuare la sua collaborazione con il santuario, un luogo dedito alla cura dei mali più gravi con metodi tradizionali. Il santuario ha aiutato la comunità medica ad affrontare numerose patologie incurabili e ha riportato risultati stupefacenti. Il santuario sarà dove c'è il Yang, quindi. Poi. Un checkpoint, tra l'altro. Non sia mai. Allora, abbiamo detto, visto che l'albero dell'abilità non c'è niente giusto da fare, ci spariamo un buon... Abbiamo 3 di contatore. Ma sì. Però zerare è meglio farlo appena se arriviamo davanti al boss. In effetti. Vediamo, magari riusciamo a abbassarlo ancora o magari ci moriamo e basta. Sento dei versi. Una musichetta incalzante da lotta. Ok. Qua non c'era niente. Non è vero. No, ma scusate, oh, però cioè viene tutto, ma che palle ste cose. Cioè, le 2 volte in cui mi ha colpito, avevo premuto alle 2, ragazzi. Cioè, capisco che mi lamento, ma è una lamentela più che pertinente. Qui non mi sono parato l'ultimo colpo perché stavo tentando di premere cerchio per colpire l'altro. Anche il fatto di colpire una terra o di praticamente attivare la mossa, bisogna stare attenti. Bisogna stare maledettamente attenti. Comunque questo pezzo di ascensore non così difficile, nemmeno questo. Però il livello non mi sta impressionando. Wow. Dal punto di vista della difficoltà non mi sta impressionando. La faglia. Anziché raggiungere la cima dell'edificio dovrò addentrarmi nelle sue profondità per raggiungere Jin Feng. Percepisco un richiamo potente proveniente dalle viscere di questo luogo. Ok. Io penso di poter scendere. E anche andare di qui. Penso. Ormai. Sì.
successo. Salire qua, no? Ok, siamo vecchiotti, eh? Siamo molto vecchiotti. Abbiamo buttato via parecchie vite, però. Aspetto, possono attaccarmi da un momento all'altro. Tipo qui. Oddio. Un complotto. Le 5 scuole di Kung Fu distrutte 8 anni fa e i 4 maestri uccisi si chiamavano i Guardiani. Jin Feng li ha traditi. Ha pianificato tutto qui assieme agli Yang e agli altri. Non farmi spaventare. Vabbè, la uso perché ho 70 anni, non posso. Lei è elite, è pompata, ma dal punto di vista di mosse è normalissima. Allora, ormai ho 70 anni, quindi non ha più senso neanche usare queste. Facciamo questa. Peccato, peccato, ho avuto parecchie vite, cavoli. Qua c'è un altro assalto, immagino. Sembra una mappa vastissima da esplorare, non ho idea se poi alla fine in realtà il corridoio sia presso. Risparmia tempo, subisci danni, trofeo. E siamo morti. Non dovevo buttarmi da lì? O era previsto che io subissi dei danni per passare da lì? Ma avevo troppo poca vita. Ma a parte che avevo tutta vita. Cioè. Andi. Posso? Salve. Vedete, basta chiedere. Benissimo. Ma vergognati. Vabbè, qua già. Ma posso colpirle? Qua già, ragazzi, abbiamo evitato un po' di gente. Non tanta, però. Un attimo, non posso. Ci possono
disturbare adesso, ragazzi. Maledetta. Computer di Jin Feng. Serve una password per accedere. Ok. Quindi qui comunque dobbiamo arrivarci. Non so quanto abbiamo saltato. È un pezzettino, non tanto. Però salire in ascensore, battere il babbo e poi battere questi, direi che non dovrebbe risultare troppo problematico. Qui posso passare o è obbligatorio farci tutta la stanzione di prima? No, è obbligatorio, temo. Ok. Oggi ci giochiamo così, esploriamo un po' la torre, vediamo se per caso riusciamo ad arrivare al boss. La prossima volta abbassiamo l'età e ripetiamo il tutto. Ma sapete che anche qua mi sa che ho subito danni? Il trofeo me l'ha dato forse perché sono morto per danni? Male, eh? Già aver perso i 4 anni qui, male. E ne perdiamo ben più di 4 adesso. Peccato. Allora, qui possiamo muoverci per la stanza per evitare il Juggernaut e allontanarci. Wow, sotto pressione. Li possiamo e dobbiamo allontanarci. Per guadagnare spazio, aria e tutto ciò che si può guadagnare. Ehi. Di modo da non perdere anni almeno in quella fase. Perché ci costa 4 anni la nostra prima morte, che è un botto. Poi c'è questa parte. E ok. Cosa c'era? No, bottiglia. Ma io ho un'arma in mano? Pare di no. È molto impressionata dalla mia abilità. Dille che la ringrazio molto. Si gioca con la tastiera su PC. Ed è più facile o più difficile? Non ho idea. Non avendo mai giocato con la tastiera. A me sembrerebbe impossibile con la tastiera. Devo diventare ancora molto più abili comunque. Molto molto più abili. Oddio, qua arrivavano tutti i tipi. Eh beh, ci sta. Vorrei far schifo, vorrei. Peccato che appunto non possiamo usarli per far niente con questa età. A questo punto. Come la diatriba freccina analogica, chiaro. Azzardare. No, dai, perché? E questa parte non è facile, però ecco, si può fare decisamente meglio di come
La sto facendo io che sto facendo schifo. Altro che abilità e bravura. Anche qui, ragazzi, si può e si deve non perdere vita. Poi è una parola dirlo, un'altra è farlo, però si può fare. La difficoltà di questo pezzo è che sono tanti che aggrediscono tutti insieme, non si sa bene come uscirne, secondo me. Dopo c'è il checkpoint, abbiamo detto. Forse... No, forse ho sbagliato. No, non c'è il checkpoint. Cos'è successo? Ho già innescato la trasformazione. Anche qui. La cosa difficile è tentare di... Miseria. Ci sta sfuggendo di mano, ci sta decisamente sfuggendo di mano la situazione. 63, non arriviamo neanche dove eravamo prima, ragazzi. Spazi angusti. Allora. Niente, dai. Siamo andati a Remengo, altro tentativo. Mi sta sulle palle però farmi battere da questi. Cioè, sono dei. Sono degli scarsi questi qui, ragazzi. Sfruttano il fatto di essere in tanti e potermi circondare, ma fanno schifo. E tra l'altro qui ci sono pure. C'è pure un contatore combo di due da far scendere, eh. Si possono guadagnare due di contatore combo, che è molto importante. Allora, facciamo questo, ma poco importa, ormai è andata a Remengo. Qui non c'era nessuno, giusto? E si andava di qui, mi pare. Si arriva The Big Boss.第九Da小qua.队正在路上。别挡道，我来处理。Che ci prenderà sicuramente. Devo aver cannato tutto, ragazzi. Sembra di aver fatto una roba decente, invece. Devo aver sbagliato tutti i tasti. Ho parato al posto di schivare. Di nuovo. Il Festival dell'Orrore lo chiamerei questo pezzo. Anzi, quasi quasi potrei intitolare anche la live il Festival dell'Orrore. Aiuto! Aiuto! Qua un po' si sente che abbiamo fatto il livello di prima rushato. Nel senso che non abbiamo grossi potenziamenti. Proviamo di nuovo con calma, ma abbastanza difficile. Ah, qua non posso più correre, posso uscire così. Vai via. Ok. Ah!
Bene. Primo pezzettino fatto, adesso dobbiamo tentare di non morirci qui, non sarà facile. No, quanto non ho subito. Non ho subito danni qui. Ok. Nice. Adesso dobbiamo gestire i tre che arrivano. Per ora bene. Okay, ricordiamoci che se riusciamo ad arrivare. Checkpoint con una vita. Scusate, no, una vita con un'età decente. Possiamo zerare il contatore. Per ora bene. Non posso che ritenermi soddisfatto. Adesso c'è l'altra parte difficile, giusto? Quella con un sacco di gente, esatto. Anche qui dobbiamo tentare di infilarli in un corridoio e farli arrivare uno alla volta, impilarli. Però magari non qui sopra, perché diventa fondo chiuso. Non so se li ho dietro. Oh no, cos'è? Dai, sono incastrato dietro la poltrona, ma io non ci credo. Ma mi sono incastrato nella poltrona, non potevo uscire, dai. Che schifo ste cose, però. Cioè, accetto qualsiasi cosa, anche punitiva, anche, ma non che si incasti nella poltrona, vi prego. Soprattutto quando. Da un errore del genere ne va di tutta la mia partita. Tutta la mia partita e della mia sanità mentale. Ciao Ska Ultra, grazie per esserti unito. Benvenuto, non è un bel momento purtroppo. Nel senso che sto per sclerare male. Stavo facendo tutto bene. Ma guarda te, se mi devi far perdere. Quanti anni abbiamo perso? 7 anni per sta cacata. Nuovo follower. Grazie allora. Allora. Andiamo qua. Cioè, è veramente una roba che mi fa impazzire questa. Lei sempre si trasforma, direi di sì. Perché poi, una volta che ti va in vacca una cosa, è difficile poi riprendere la concentrazione per fare il resto.
Cioè, so che uno dovrebbe dire, vabbè, fregatene, vai avanti a giocare, invece è tosta, è veramente, 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 veramente tosta. Tu sei lì attento di qui, attento di lì, dai, facciamo questo con tot anni, riusciamo a passare finalmente, poi... Il maledetto gioco si blocca nella sedia e... E di colpo, 56 anni. Tutto in malora abbiamo mandato, ragazzi. Mi spiace. Speravo di farvi vedere l'avanzamento adesso. Abbiamo mandato tutto in malora. Ah. Questo livello sembra niente di che finché non ti prende a calcio tanto in faccia. Esatto, è andata proprio così. Non mi sembra così difficile, eppure non ha zero il counter, abbiamo due. Potevamo addirittura essere a zero senza zerarlo qui, tra l'altro. Allora, qua adesso c'è il ciccio, no? Juggernaut. Vediamo se riusciamo a farlo meglio di prima. Lui, se riusciamo a evitare i colpi, è facilissimo. Se ci prende, è devastante. Tanto questo è forse l'ultimo tentativo, forse ancora uno. Perfetto. Perfetto. Era proprio ciò che desideravo. Ha un moveset strano, non riesco, non so perché, non riesco a evitarlo. Posso buttarlo almeno per terra? Mi è concesso almeno questo dal gioco o no? Male, male. E qua scendiamo giù. Ok. Adesso vediamo cosa succede qui. Se... Però io farò la strada l'altra volta. Il problema è che poi sono caduto. Sono morto male dal danno alla caduta. A meno che io non possa scendere qui. Ma visto i danni della caduta, adesso non lo farò. Non ricordo, qui arrivava. No, arrivava qua davanti le persone. Qui. Di qui si può passare? No? Arrivano qui, uno armato di katana pericolosissimo. Perfetto, ho usato. Ti prego, vi prego, perder vita contro questi. Ma neanche età, perder vita contro questi è un crimine. Farsi uccidere è qualcosa di più di un crimine. Sono i personaggi base loro. Dai, che beffa. È crudelissimo comunque a maestro, ragazzi. È veramente crudele il gioco. È pazzesco. Ero morto qui o c'erano altri duelli? Ah no, c'è lei, ok.
Vero, vero, tutto vero, ma... Non ci... Non voglio più giocare! Non voglio più giocare! Toglietemi il gioco! Vi prego, toglietemelo! Non voglio più giocare! Ma che cazzo vuol dire che sei morta? Toh! Dai! Che cosa senza senso! Zero, giusto per avere 2 anni di vita. Almeno prima 63 avevo 3 o 4 tentativi. No, 68 perché mi sono fatto tirare l'ultimo calcio dalla tipa. Eh già. Abbiamo detto che non si va di qui, giusto? Non si va di lì, perfetto. Che beffa, eh. Questa è veramente una beffa. 68, 5 anni persi così... c'è da... qua c'è da menare le mani. Sperando che siano tutti mezzi. Ma che parlo a fare? Ma cosa parlerò a fare? Ho quasi voglia di schiacciare morte, ve lo giuro, per non dargli la soddisfazione di uccidermi. Cioè, questo che mi fa le prese è... boh. Tanto unito alla tipa. Ultimo tentativo, ragazzi, per oggi. Mi spiace finire la live in maniera totalmente negativa. Però è così. Mi sembrava facile, invece mi sta fottendo. Chiedo scusa anche per la volgarità, ma direi che il termine è proprio calzapennello in questo caso. Mi sta veramente massacrando. Perché perdo non per cose che non so, cose difficili. Perdo contro nemici che so battere. Questa è la cosa che mi fa veramente arrabbiare. Sì, sì, no, vabbè, sono soddisfatto per oggi, sia chiaro, ragazzi. Il mio obiettivo oggi era battere l'artista. Quindi, bene così. È che mi spiace perché questo è un livello, almeno, non sembra difficile. Ma magari non è facile, cioè, magari non è facile di sicuro. Però sono tutti nemici che conosco, non c'è nulla di nuovo per ora. Non c'è il nemico nuovo che dico, oddio, come si farà a battere, devo capirlo. Sono sempre loro. È che sono maledettamente difficili. Quando ci sono questi qua con le katane che sono... pericolosissimi.
fanno questi assalti da dietro, sono veramente super super temibili. Adesso arrivano gli altri, questi qua pericolosi, con la tipa che danza. Ecco, diciamo che la tipa... questa. Se viene unita a un qualsiasi altro nemico del gioco, diventa devastante. E qualunque pezzo diventa di colpo difficilissimo. Almeno. Vista la mia scarsezza nell'affrontarla, eh. Perché lei di per sé vedete che non è che sia sto granché, però. Che fatica. Che fatica, ragazzi. Allora, questo pezzo come prima, abbastanza bene. Adesso c'è il pezzo del dove abbiamo perso tutta la vita prima. Con i due nemici elite che ci possono abbassare anche il counter. Questi sono difficili. Stanno girando, cioè non... Ma sono loro due adesso. Voglio e devo stare attento a quella con... Ma come? Vi prego. Vabbè, poteva andare peggio, ragazzi. Poteva andare peggio, dai. Peccato perché siamo morti una volta, però poteva andare decisamente peggio. Guardate, se quella si trasforma sempre, non posso eliminarne un'altra. No, la prima che colpisco diventa... questo simpaticone. Non scherziamo, eh. Che poi ci serve un po' da scherzare, nel senso che comunque questi sono forti. Vabbè,
Allora, adesso c'è checkpoint, quindi la vita me la ricarico. Il counter è già a zero, mi sembra. Quindi posso potenziare qualcos'altro. Counter a zero, 48 anni, perfetto. Dai, stavolta bene. Ci buttiamo una riservina di focus. Ci buttiamo una riservina di focus. E adesso cosa c'è? L'ascensore con il gigatriceratopo? C'è una bella bottiglia spaccagli in faccia. Di souvenir, no. No. È chiaramente l'ascensore il difficile del nemico, che non vedo bene le mosse, quindi è problematico. Non posso neanche prendere spazio. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo tantissimo, ragazzi. Prima l'avevo usati, l'avevo battuti easy, easy, easy. Perché non avevo nulla da perdere. Cioè, questi sono scarsi, però, chiaramente. Quando non hai nulla da perdere è tutto più facile. Peccato, comunque è un buon tentativo questo. Tentiamo di arrivare fino in fondo. Allora, anche perché io mi immagino che il cambio di scenario qui sia circa al metà livello. Pressapoco, forse. Magari si scende per 3 volte così in questi cunicoli dove devi affrontare i nemici, non so. Sono tutte teorie le mie, secondo il secondo gruppo di nemici. Sì, siamo morti prima. Che c'è la. Forse c'è anche un altro pezzo prima. Che c'è la signorina e il tipo delle prese. Bisogna far. Ah, qua c'è prima. Sì. C'è prima signorina, poi. Counter a zero. L'abilità posso fare qualcosa? No. Il focus durante la parata. Questa però è buona, eh. No, andiamo di serpa focus. Adesso l'arma mi si rompe appena faccio un colpo. Siamo al punto topico di difficoltà, ragazzi. Almeno dove siamo morti prima.
Vediamo cosa riusciamo a combinare. Arrivi qua, siamo partiti a cannone. Ma non so se arrivano tutti a tempo o se... Sì, arrivano fregandosene. Posso almeno attivare la mossa, il focus? Prima? Posso? Prima di essere colpito, vi prego. C'è questo qua, un babbo. Lo sto portando dietro, non so bene come e perché. Non userò il focus per farti fuori. Non lo farò. Ok. Qui la difficoltà era fare fuori gli scagnozzi deboli rapidamente, in rapida successione. Temo che la parte difficile, diciamo, da pre-boss debba ancora venire. Aiaiaiaia. Oh mio Dio, non me la ricordo più lei, eh. Ma lei mi ricordo che... Anche lei mi ricordo che esattamente come... I tipico grossi delle prese, che non so se sono la stessa tipologia o no. Tessera magnetica dell'ascensore. Non so se sono la stessa tipologia di nemici o no. Una volta che non hanno un'arma in mano e siamo uno contro uno, non ci sono grossissimi problemi. Non che c'è anche un checkpoint qua. Ci siamo, Diarin, ci siamo. Oddio, ma questo va a tempo. Vai. Tessera magnetica, non so cosa possa servirci, se sarà uno shortcut, e lo scopriremo comunque la prossima volta. Adesso vediamo fin dove riusciamo a imbucarci, a intrufolarci. Siamo belli in basso, eh. Qui giocano col fatto che cado di sotto, spero di... Quanto è caduto il tipo? Sono un po' spaventato, non mi aspettavo di combattere in questi punti. Mi sono visto anch'io volare giù, devo essere sincero. Ok, boh, forse boss fight. Manca la riserva del focus, eh. Allora, nella mia partita ideale, la riserva del focus la potenzierei al massimo. Partendo dall'inizio, ovviamente. Sto parlando di una run per farlo bene. Non so, danni dell'arma? Dai. Anche, in realtà anche godere di strutture per schivate. No, direi o riacquisizione focus sulla parata. Comunque noi di parate ne facciamo parecchie. Sì, dai. E ci facciamo lo sblocco definitivo del colpo abbassato. Abbassamento con spostamento in avanti. Tieni premuto quadrato. Non lo userò certo adesso.
Vediamo, ragazzi. Boss, finita la torre. Ok. Dai, invece è un finale degno di live. All'accusa richiama lei. Ciao. Posso dire di essere un pochino spaventato. La miseria, ma lo... Cioè, io ero anche abbastanza preciso sul premere R2 al momento giusto, eh? Ma ti stavo dicendo, strano che gli tolga così tanto, ho capito perché. Un bel problema starle vicino. Non riesco a capire. Non riesco assolutamente a capire come si schivi, ragazzi. Sto schivando totalmente a caso e tentando di aggredirla perché... Peccato. Peccato perché anche nella casualità, se fossi riuscito a rimanerle un po' più vicino 2 o 3 volte, sarebbe già morta. E quindi poi fase 2 magari, chissà, a caso. Ma è una roba... Ma è cattivissima, cioè non riesco... Non riesco a starle vicino, non riesco a evitare l'accusa di gamma in nessun modo, il peso dell'accusa di gamma. È chiaro che devo... Se voglio avvicinarmi a lei, devo evitarla. Mi era venuta voglia di dire una brutta parolaccia. Mi era venuta veramente voglia di dire una brutta parolaccia. Bruttissima. Non so come ho fatto a trattenermi. Che poi ecco. Cioè, è debole lei. È debole. Secondo me lei, se riusciamo a studiarcela un minimo, è veramente, almeno la prima fase, è veramente facile. Questo è uno spazio Bad Words Free. No, non posso, non posso. Sai che... Accontentatevi di vedermi così in difficoltà, che non capita spesso. Io dico che questa... Almeno prima fase, poi magari adesso seconda fase ha anche tantissima vita. Però il no, 70 preciso, che sfiga.
no, poca vita anche adesso. Posso colpirti io, grazie. No, ragazzina, allora adesso perdiamo purtroppo perché è andata così, ma mi sento che la possiamo devastare questa. Cioè, questa la possiamo proprio rompere male. Non mi sembra così difficile. Adesso la Kusari Gama un po' l'ho capita, tranne i colpi bassi, ovviamente. Ho capito un po' il tempismo. Ah, ho le chiavi dell'ascensore, giusto. Giustissimo. Per vedere dove ci porta, tra l'altro. E non ci porterà il boss anche la chiave dell'ascensore, non credo. Non credo che andremo al boss diretto, eh. Anche perché se fosse così, mastero il boss di prima, mastero questo e arriviamo all'ultimo livello puliti. Avevo detto che sarebbe stato l'ultimo tentativo. È vero? Oh, dov'è che andava la tessera magnetica, scusate. Qui, vero? Mi porterà magari giù nella paglia. Ma non certo al boss, dai, è impossibile. Tutta la faglia devo farmi. Tutta quanta, ragazzi. Cioè, tutto l'ultimo pezzo. Chiaramente è un super shortcut. Ed è sacrosanto che non ti facciano arrivare alla boss fight. Ci sta. Nonostante ci siano quei due o tre nemici bruttissimi qua da dover fare. Vabbè, questo qua diventa l'ultimo tentativo in automatico. Visto che abbiamo scoperto le chiavi dell'ascensore. Grazie, Ska. Sì, non è proprio facile come. Cioè, ne abbiamo di cose da dover passare prima del boss. Soprattutto senza dimenticarci che. Noi adesso abbiamo 4 di counter, eh. Allora, lo stesso identico discorso per il livello del museo. È ovvio che è una figata passare via dritti, però non abbiamo i punti per abbassare il counter e bisogna stare attenti a non morire mai. Mai, mai, mai qui. Si era rialzata. Questa è la camera che forse mi spaventa di più. Oddio, dopo non mi ricordo cosa c'era di preciso, però. Era rivivita, esatto. Grazie. Vedete, ho già il counter 4, anche se arrivassi a 49, anche a 53 col counter 5.
e non ci arrivo perché mi fanno fuori prima. Non andrebbe comunque bene. Comunque buono a sapersi, buono a sapersi, anche perché io ho intenzione di arrivare, ho intenzione di arrivare a questo livello non a 45 anni con Counter Morti 4, ma a un'età più, molto più bassa, perché impariamo a fare il boss del museo, e col counter magari a 0, 1 o 2, di modo che poi possiamo anche saltare questo pezzo e dirigerci direttamente al boss. Questo è il mio piano malvagio. Ma va. Non ti avevo dato il permesso di prendere in mano l'arma, però. È un po' quello che ti pare. Quanti punti esperienza ho? Non ne ho 1000, vero? Perché ne ho buttati via 250 prima. Secondo me la boss fight... Ah, qua c'è da stare attenti a non cadere. Secondo me la boss fight, ragazzi, la prima fase, una volta capita, si devasta. Ma proprio... devasta nel vero senso della parola. Spero di non sbagliarmi, perché... in realtà magari non è così, però a prima impressione non mi sembrava così, così complicata. Siamo arrivati, no? Sì, ok, vabbè, non è un pezzo particolarmente lungo e difficile, dai. Ma io me lo sparo il counter a zero, che andiamo a massacrare il boss. Siamo al limite con l'orario, ma vediamo di... perfetto. Esattamente come non volevo iniziare. Anche quando ti becca... e quando ti becca questa combo non puoi far più niente, non riesco a capire. Cioè sei in balia proprio, ti rompe tutta la struttura e sei completamente in balia. Vedete, ci rispedisce. Ok, forse mi devo ricredere, signora, chiedo scusa. Non mi ricredo, nel senso che è solo da imparare a evitare. Cioè, è proprio solo da imparare ad evitare, perché... caricando... non si può evitare quel colpo una volta... ah, il terzo devo saltare sempre, ok. La signorina, nonostante abbia fatto una prestazione... tanto che brillante, confermo quanto detto prima, ragazzi. Questa, una volta che si capisce... era il secondo! Ho detto al terzo, no? Prima? Che strano, questa combo pensavo di averla capita. Vabbè, qua sono stato...
Io volevo buttarla giù. Cosa ho fatto? Mi sono fregato l'opportunità di batterla. Su, su, lo sapevo anche. Ah! Va bene, prima fase è andata. Dai, dai, dai! Non devo colpire dopo che fa il colpo che mi sembra di poterla... dove mi sembra di poterla colpire, perché non l'ho fatto. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Su, su, lo sapevo, l'ho anticipato con la voce e con la mente, ma non con le mani, ci siamo. Siamo al pieno, ma ci siamo. Dico che siamo al pieno perché è difficile in questo momento avvicinarsi. No, mi ha stordito del tutto, siamo al super pelo. Dai che riusciamo a batterla, vi prego. Lei comunque... cioè, ho saltato, ma... col tempismo sbagliato, purtroppo. Ah, adesso mi sta picchiando duro. Ultimo tentativo, ragazzi. Mi sto cacando addosso. Perché lei ha pochissimo di vita. Ti prego. Vai. È andata. Lady Wing Chun. Wing Chun. Due boss, ragazzi. Questo non me lo sarei mai aspettato. Devo essere sincero. Abbiamo faticato tantissimo alla fine, eh. Mamma mia. Mi sono... la paura di vincere ha avuto la meglio. Grazie ragazze, grazie mille. Super super contento. Super contento perché abbiamo sbloccato il livello finale e soprattutto la possibilità di allenarci contro i due boss che abbiamo appena fatto. Allora, fatemi vedere, io non posso potenziare più niente all'albero, vero? A quest'età poi, direi proprio di no. Ok. La prossima volta... ci alleniamo contro le due boss fight subito, prima ancora di iniziare a entrare nel gioco, perché quanti anni abbiamo? 67. 67 vuol dire che anche abbassando il counter andare a finire il gioco? No. Direi proprio di no, non possiamo praticamente commettere errori. Però ragazzi vuol dire che... imparando le due boss fight, terzo e quarto livello, e quella del quarto avete visto che... già un pochino ce l'avevo di più di quella del terzo, vuol dire poter arrivare all'ultimo livello con almeno 15 anni in meno. Qui lo dico e qui lo confermo, sui 50 anni. Prossima live quindi partiamo con l'allenamento dei due boss fight. Proviamo ad abbassare il livello a cui arriviamo al quarto mondo, quindi terza boss fight. Proviamo poi ad abbassare anche la quarta boss fight. E poi ci facciamo il livello finale.
Non escludo però magari di entrare a dare una sbirciatina a... Vediamo come si chiama... Doveva essere il santuario. Il santuario, esatto. Non escludo che potremmo anche entrare a vedere un pezzettino di santuario, ragazzi. Sta procedendo molto bene. Ciao Ariel. Benvenuta e devo darti anche il ben servito. Bisogna andare adesso, purtroppo. Ragazzi, non mi resta che lasciarvi alla prossima live, dove non credo riusciremo ad andare a finirlo, però ci avvicineremo molto, secondo me. Diamo una sbirciatina all'ultimo livello, sistemiamo due boss fight. Sifu, modalità maestro, ragazzi. Inizio a pensare davvero che potremmo farcela. Ciao a tutti, vi ringrazio per essere rimasti con me, spero vi siate divertiti. Alla prossima. Ciao ciao.